Ciao, faccia d'artisti! Tutto bene? Spero proprio di sì, vi auguro sempre meglio, ricordatevelo. Era un po' che volevo fare questo video, dire il vero, perché era da un po' che ci tenevo particolarmente a fare questa discussione, perché sarà una discussione molto di cuore. Non aspettatevi la recensione tecnica, non aspettatevi un confronto, una comparazione, un one by one Canon versus Fuji, no. Volevo solo spiegarvi una cosa a cui tenevo molto, perché ha cambiato molto la mia visione della fotografia, il mio modo di fotografare, il mio stile. Del resto le evoluzioni fanno parte di noi artisti, no? Allora, come vedete sullo sfondo qui del PC, ho deciso di farlo oggi perché ieri sono stato nuovamente ospite di Dia Sotto le Stelle. Sono andato con Angela, una mia carissima amica che ormai è praticamente diventata una modella dopo che le ho rotto le balle fino a livelli incommensurabili. Tu devi assolutamente entrare, no tu non puoi non posare, è veramente una ragazza stupenda, bella, eccezionale, precisa, e poi veramente ogni scatto con lei è Natale. Ci tenevo a farlo oggi perché appunto ieri sono stato ospite da loro. Ancora ringrazio sempre gli amici fantastici di Andrea la foto di Busto Arsizio, che ormai conosco da una quindicina d'anni, credo. Molto, diciamo, abbiamo cominciato a collaborare, a interagire, a fondere le nostre varie porzioni artistiche, insomma, chiamiamola collaborazione, in realtà non è una collaborazione, cioè ieri sono andato assolutamente in modo amichevole, gratuito, è un invito, a me fa piacere andare. Mi mancava fare un evento simile, devo ammetterlo con tutto il cuore, perché era tanto tempo che non facevo un evento così, però loro fanno sempre qualcosa di molto speciale, e quindi se lo vedete, staff di Andrea, foto Busto Arsizio, siete qua. Però ieri chiaramente era principalmente un evento fotografico. Il fatto che io sia andato con Angela, ho fatto tre make-up creativi e poi Angela è andata in pasto a centinaia di fotografi presenti, mi ha dato lo spunto per fare questo video oggi, perché vorrei parlarvi di una cosa, appunto, che un anno e mezzo fa, più o meno, nel marzo del 2018, mi ha un po' cambiato tutta la concezione, sia di come ho visto la fotografia, sia di cosa è cambiato in quello che ho fatto, sia un cambio che per me è stato molto sofferto. Perché io con Canon sono stato per credo una quindicina d'anni, più o meno 13-15 anni, adesso non mi ricordo. La prima Canon era la compattina 1200 anni fa, che usavo per fotografare dipinti, era non mi ricordo neanche, compattina, quelle classiche, che mi ha avvicinato del tutto al mondo della fotografia. Piccola parentesi, io al mondo della fotografia sono sempre stato molto 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 collegato, perché quando ero piccolo mia nonna viveva in un vicolo e sull'angolo di questo vicolo c'era un fotografo. Io ero piccolo, molto piccolo, avrò avuto più o meno dai 5-6 anni, ogni tanto andavo a rompere le palle a sto fotografo, mi trovo in negozio, guardavo, facevo, perché ho cominciato ad annusare la fotografia già in tenera età, e probabilmente questa è una cosa che mi è rimasta poi nel tempo. Cos'è cambiato? Reset. Quando alla fine delle scuole medie mi hanno chiesto cosa vuoi fare da grande, io mi ricordo che avevo detto voglio fare il fotografo. Poi i miei, per non farmi fare, perché mio papà era fissato che, e anche mia mamma, erano fissati che dovessi laurearmi, studiare, fare disfare, mi hanno detto non ti mandiamo semplicemente in una scuola dedicata alla fotografia, fai qualcosa di più ampio. Sono andato al liceo artistico e dopo è successo il casino che è successo,
che probabilmente tutti voi sapete perché dipingo, aerografo, tatu, eccetera. Però la fotografia è sempre stata alla base di tutto questo, perché per qualsiasi mia creazione, eccetera, per me di base c'è una fotografia da cui prendere spunto. Ed è meglio se poi la fotografia, io sono principalmente un ritrattista o un figurativo, comunque in generale, sono molto più felice di partire chiaramente da uno scatto mio, da un progetto mio, da una cosa pensata da me, per poi crearne il dipinto, la composizione, quello che è. Chiaramente anche un po' influenzato poi da mio zio, che mi ricordavo aveva una Canon di quelle vecchissime, non mi ricordo il modello, sia influenzato da, insomma, molti fattori. Chiaramente la mia via è stata con Canon e ho iniziato con Canon a fare fotografia, prima amatoriale e poi un po' più professionale, e sono andato avanti per quasi un 15 anni. Ho cominciato con la 400D, avevo cominciato, poi sono passato alla 50D, poi alla 5D Mark II, e mi ero fatto un parco lenti tutte L o comunque molto luminose. Ci tenevo molto l'obiettivo, molto più che al corpo macchina in realtà. E quindi con Canon io ho cominciato tutto quello che è il mio background fotografico. Succede che nel febbraio 2018 mi capita un'occasione e non me la sono fatta sfuggire. Vado in Nuova Zelanda per 3 settimane. Vi dico tutto questo perché ieri l'ho raccontato a un po' di persone, e allora siccome mi è risalito quel momento in cui ho dovuto decidere, ero pensieroso, dubbioso, eccetera, ho deciso di condividerlo con tutti, perché adesso oggi lo dico a tutti. Solitamente sono un po' più pirla nei miei video, ma questa volta vorrei essere un po' più serio perché mi tocca un pochino sono anni che sto raccontando, per cui magari non ve ne frega niente, però vorrei farlo, e magari qualcuno interessa non solo al lato tecnico, ma per sapere cosa ne pensa uno che ha deciso di fare questa scelta di switchare da un brand a un altro. Dicevo, vado in Nuova Zelanda per 3 settimane e chiaramente mi porto solo 2 zaini, uno con dentro i vestiti e l'altro con dentro, diciamo, il comparto tecnico. Solo che per questione di spazio io potevo scegliere un solo obiettivo, perché i miei obiettivi chiaramente con Canon erano grossi, e il dubbio era tra il 70-200, tra il 24-70-28, sempre serie L, e il 70-200-28 serie L. Quella volta optai per il 70-200, sacrificando ovviamente la parte landscape, perché ho detto col 24-70 avrò dei panorami stratosferici, ma se poi mi capita di vedere qualche animale, perché io principalmente volevo andare a vedere animali che non avevo mai visto, balene, pinguini, albatros, delfini, libertà, ho preferito portare il 70-200. Ho detto, preferisco sacrificare un landscape che sarà sicuramente mozzafiato, sarà un po' più stretto con l'inquadratura, però se mi capita di andare a fare whale watching, cosa che ho fatto e cosa che ho catturato, cioè catturato nel senso, ho visto la balena, ho preso il momento dell'immersione della balena, se non avessi avuto il 70-200 probabilmente avrei avuto un codino piccolo così. La stessa cosa mi è capitata quando sono andato in una riserva naturale vicino a un faro e ho un pinguino, lo ringrazio ancora oggi, è stato l'ultimo della colonia a buttarsi in mare, mi ha regalato un quarto d'ora in cui si è lavato, rinfrescato, ha bevuto eccetera, poi si è buttato in mare per poi rientrare al tramonto nella tana. Ho fatto delle grandissime fotografie nonostante quel 70-200, il classico biancone, aveva preso una bottarella, per cui l'autofocus andava sì e no, cioè andava, ma una volta catturato l'autofocus non dovevo più mollare il dito, perché sennò rischiavo, avevo un problema di no scusate non l'autofocus lo stabilizzatore
che poi lavorava in connessione con l'autofocus, perché mi ricordo che non mettevo fuoco, insomma vedevo l'immagine ballare così. Ve la faccio breve. In quelle 3 settimane il mio problema è che quando sono tornato avevo le spalle demolite, perché avevo un peso importante. Avevo la 5D Mark II col battery grip e il 70-200. E tu dirai, potevi togliere il battery grip. Vero, ma io ormai erano anni che l'avevo montato e quindi ero abituato come bilanciamenti ad avere il battery grip. Per cui ce l'avevo e quindi l'ho tenuto. Mi facevano male le spalle e non mi era mai successo prima, però 3 settimane a camminare con lo zaino con dentro il biancone e la 5D, insomma, si sono fatti sentire. A che ho detto, va bene, a me piace viaggiare, devo alleggerire i pesi. Probabilmente è venuto il momento di fare un cambio. Ed è stata una cosa molto difficile per me, perché io non avevo mai pensato, neanche mai lontanamente preso in considerazione prima di poter cambiare brand, di poter lasciare Canon. Per me era una cosa impossibile anche solo immaginarla. E per cui ho fatto settimane, se non no, un mese no, però un paio di settimane, 2 o 3 settimane costantemente a guardare cosa succedesse, a cercare qualcun altro che l'avesse fatto per vedere, per avere un confronto. Ho contattato un carissimo amico di Torino, Renato Valterza, che anche lui aveva appena fatto il cambio Canon Fuji, per cui ho detto, ma lui è una persona di cui mi fido molto, è un caro amico, so che è uno molto intelligente, molto sul pezzo in queste cose qui, ci siamo, gli ho rotto le palle per un po' di giorni, fin quando lui mi ha detto, se vuoi passare a Fuji, te la consiglio per pesi e compagnia bella, chiudi gli occhi e fai un atto di fede. Queste sono state le sue parole. Perché dico un atto di fede? Perché chiaramente io oltre a Fuji avevo preso in considerazione Sony e Olympus, Lumix. In realtà una l'avevo già scartata perché ai tempi non faceva full frame, per cui era molto dedicata al video, ma a me il video interessava non esageratamente. Sono interessato al video, lo sto sperimentando, lo sto approfondendo anche grazie a Fuji, però ai tempi rimanevo nell'ambito fotografico. Chiaramente avevo preso in considerazione Sony, per cui il mio brand, cioè il mio target era Sony Fuji. Era marzo 2018, per cui c'era, ai tempi come sul mercato, c'era la X-T2 da un po' di tempo, Fuji, e la XH1 appena uscita. Dall'altra parte era appena uscita la Sony A7 III. Ora, il mio grosso cruccio era, dopo quasi 10 anni di full frame, passare a una PSC, a me veniva, ho detto, no, però sì, ma non lo so, continuavo a vedere comparazioni, video, immagini di confronto, però a un certo momento ho anche detto, io continuo a vedere, mi sto rimbambendo il cervello a guardare comparazioni di altre persone che non scattano come me, che magari hanno bisogno di differenti, di un differente parco ottiche e di una differente fotocamera, perché hanno stili diversi dal mio. Per cui non dico che sto perdendo tempo, chiaramente ho controllato tutto quello che poteva essere a vantaggio di una e dell'altra, i pro e i contro. Fin quando non avevo neanche così tanta termini di, cioè la mia decisione aveva un termine, perché era a cavallo di fine marzo, ma in UK al 5 di aprile finisce il periodo fiscale, per cui dopo c'è la dichiarazione delle tasse, e quindi io dovevo scegliere, mi aveva detto la mia accountant,
se devi farlo entro il 31 di marzo, perché almeno aprile lo lasciamo fuori per i conteggi per 5 giorni, non facciamo casini eccetera. Per cui era il 28 di marzo, io sono andato in centro a Cardiff, in Camera Center UK, sono entrato con, avevo con me la 5D e la Canon EOS M, la usavo per fare degli scattini così. Il 24-70 è il 51-4 e forse l'85-1-8, sì. Ho messo lo zaino sul tavolo e ho detto al commesso: please be careful because I'm going to do a massive change. Ho detto: per favore stai, sii mio amico, perché sto per fare una cosa molto grossa. E lì lui serenamente mi ha detto: senti, guarda che qua, se tu compri la camera e non ti piace, ce la puoi riportare indietro, hai 21 giorni per decidere se tenertela o non tenertela, puoi riportarcela indietro anche se non ti piace, se non è esageratamente usata, se non ci giochi a pallone praticamente, se non ha segni, se non è completamente demolita, ce la riporti indietro in condizioni esattamente identiche al nuovo, we refund, cioè ti ridiamo il cash indietro, oppure cambi qualcos'altro e quello che hai già pagato resta. Lì mi sono un attimo tranquillizzato, perché non si sa, ma oh, magari non mi trovo. Perché ragazzi, dopo 15 anni con una casa così grossa come è stata Canon, con i menu, con i settaggi, cioè io prendevo la 5D, rotellone dietro, i tasti, sapevo tutto come era un prolungamento della mia mano. Stavo passando a un'altra fotocamera, a un altro brand di cui non conoscevo il menu, non conoscevo come risponde, non sapevo niente. Comunque, fatto sta che il 28 marzo del 2018 ho optato per la Fuji XH1, mi ha convinto, è qua, sta registrando lì e ce l'ho qua, perché adesso ho due corpi XH1, te pensa un po'. Mi aveva convinto un po' più di solidità come presa, come grip e soprattutto la stabilizzazione sui 5 assi. E poi il fatto che era anche più propensa al video, perché ho detto, beh, già che ci sono, comincio a aprire l'opzione video. Quindi ho preso questa signorina qua e la prima cosa ovviamente che ho adorato alla follia queste ghiere, queste cose qui sono una cosa che mi ha, penso che sia la cosa che amo di più di questa macchina attualmente a livello fisico, a parte il taglio un po' vintage, a parte questa non è molto, questa è già un po' più moderna rispetto alla XT2 o l'XT3, adesso l'XT30 sono molto più vintage, sono esteticamente forse sono un po' più accattivanti, sono un po' più leggere, magari uno che passa da reflex a mirrorless preferisce la leggerezza, la portabilità, eccetera. Beh, anch'io cercavo la leggerezza, in realtà questa, tutta insieme con l'obiettivo, pesa praticamente come solo il corpo della 5D Mark II col battery grip. Anche questa è il battery grip, chiaramente ho preso tutto. Io sono tornato a casa i primi giorni, ho fatto due scatti e ho detto, madonna mia, non mi trovo, perché il primo giorno per me è stato veramente un trauma, forse i primi due giorni sono stati un trauma, tant'è che stavo pensando di tornare indietro e dire, senti, moglie, riporto tutto, prendo la 7-3, la Sony e chiuso il cinema, vado avanti con quella, probabilmente avevo ancora un paio di obiettivi Canon in giro, ho detto, mi piglio l'anello adattatore, mi tengo quei due obiettivi lì. Allora, io sono uno che è sempre stato monobrand, non ho niente contro gli altri brand, sia chiaro, c'è uno solo che non mi piace per niente, ma non lo dico perché non è il caso, non sono qui per parlare male di altri brand. Però non mi è mai piaciuto l'idea di avere un corpo per dire Sony e le ottiche Canon,
Per me Canon sta con Canon, Sony sta con Sony e Fuji sta con Fuji. Quindi una delle cose che mi è piaciuta quasi subito di Fuji era che le ottiche sono pensate, costruite e adattate sul corpo macchina in cui tu le vai a collocare, in questo caso la serie X. Ero spaesato i primi giorni, il menu nuovo, i tasti funzione, mi piaceva tenerla in mano, era molto l'appeal era molto adoravo, insomma. Però c'era qualcosa che non mi tornava, chiaramente era una macchina che non conoscevo, devi dargli un po' di tempo dopo 15 anni, 10-15 anni di adattare la tua mente, il tuo occhio, la tua mano ad avere in mano un nuovo strumento. Però non sapevo ancora come potevano essere le foto, come potevano essere le cose. Faccio qualche scatto, chiaramente avevo messo la macchina, inizialmente avevo fatto il RAW Lowless Compress, cioè con una leggera compressione del RAF, cosa che ho tolto immediatamente, e i vari da Mac non me li faceva vedere questi file, e quindi dicevo, madonna, ma come fai a non farmi vedere un RAF? Quindi ho detto, ma io adesso devo mettermi a scaricare l'Adobe DNG Converter, convertirli in DNG, non so se me li converte bene o male, devo scattare una foto che mi deve trasformare un RAW in un altro RAW per poterla vedere e poi vado a modificarla, no, non esiste. Poi in realtà è solo un problema di lasciare la compressione, cioè il RAW non compresso, chiaramente mi fa 50 mega di file, però non sono uno che scatta a martello, sono uno che lo scatto lo pensa un attimo prima, per cui va colpo sicuro, però non mi metto a fare la raffica da 14, ecco, questo intendevo, non torno a casa con 800 scatti per tirarne fuori 10. Per cui ho tolto la compressione, il RAF mi viene fuori, il RAW, il RAF mi vengono fuori puliti così come Fuji li produce, e niente. Mi ricordo che c'era Dylan, è un border collie che avevano in casa dove affittavo la stanza a Cardiff, ed era lì, mi ricordo che era lì seduto sul suo cuscinetto, se la stavo dormendo alla grande. Chiaramente in UK non è che c'è un solo martello di quelli potenti, ma era una giornata ovviamente grigia, per cui filtrava una penombra che gli colpiva leggermente il volto, perché il volto era rivolto verso la porta. Prendo la macchina con l'86, che sarebbe l'85 su full frame, spalanco a 1.2, faccio, non mi ricordo, forse 1.600 di ISO, l'ho spinto un attimo, insomma, faccio breve, faccio una foto a Dylan che sta dormendo, la importo in Lightroom, l'apro al 100%, e da quel giorno ho detto, da qua la Fuji non esce più. Da quel giorno quella foto che ho fatto, che ho visto uscire da questa signorina qui a Dylan, che se la stava beatamente dormendo, con luce naturale che filtrava dalla porta in una giornata grigia, innamorato perso dei colori, della pastosità, della morbidezza, e anche del taglio, come si chiama, no, del taglio, della definizione dei particolari sul pelo. Però non era quel sharpness aggressivo che tutti vogliono, no? Era una foto che mi è piaciuta tantissimo. Vedevi ovviamente il pelo, avevo un buon bouquet, però allo stesso tempo era... Il file era morbido, non so come. Morbido non è. Uno dice morbido e pensi che sia sfocato. Morbido intendo dire era una buona gradazione, dei buoni colori. L'ho desaturato un attimo, poi ho fatto un bianco e nero. È venuta comunque una foto spettacolare, mi ricordo. Molto dolce come foto. Non era una di quegli scatti che mandi in stampa, però insomma, diciamo che era una foto fatta così.
giusto per prova, mi ricordo che era una foto che mi aveva colpito molto. E da lì ho detto, va bene, allora è il momento di registrare nel mio cervello, come quando avevo smesso di fumare, ho detto, da domani smetto, ho detto, da oggi ti voglio conoscere a fondo. A tutt'oggi devo dire che non tornerei indietro, nonostante io Canon l'abbia amata alla follia, ma a tutt'oggi no, non tornerei indietro. Mi tengo saldamente stretta la mia XH1, che tra l'altro è una macchina che purtroppo è stata molto passata un po' in sordina, è una macchina che non è stata molto valorizzata, hanno sbagliato secondo me alcune cosucce, un paio di cosucce. Se volete farò un video per dirvi cosa ne penso del motivo per cui secondo me questa macchina non ha avuto il successo che meriterebbe, perché è veramente una bestia di macchina. Questa è veramente una macchina stratosferica e adesso si trova a un prezzo ridicolo. A me girano un po' le palle perché io l'avevo pagata più del doppio e a distanza di un anno e mezzo adesso si trova a meno della metà. Vabbè, questi sono, non potevo prevederlo, il secondo corpo l'ho preso a meno della metà, che è quello che sta registrando adesso, col 35 1/4, che sarebbe 50 mm. È una macchina che mi ha cambiato anche il modo di scattare, il modo di vedere la fotografia. Per esempio io con Fuji, da quando ho Fuji, non mi piace più scattare con i flash. Con Canon per me era quasi impossibile pensare di scattare a luce fissa. Sono cambiate anche le luci, sicuramente. Adesso ci sono delle luci a LED che restano fredde, ingombrano poco, hanno una luminosità meravigliosa, puoi decidere tu la temperatura colore, 10 anni fa non c'erano. Però io ho gli stessi flash che avevo qualche anno fa, chiaramente non parlo del Cobra da mettere qua sopra, parlo di luci studio. Eppure scattando con Fuji il file non mi piace più. Ho fatto degli shooting ultimamente in natura, urbani, street. Io la street la adoro, proprio è lo stile mio qui, lo urban e la street art, specialmente magari con una modella in stile resta è diventato adesso quello che ricerco. Tratto adesso col cambio dell'ora farà buio un po' presto e quindi mi piacerà ancora di più, perché potrò andare con qualche ragazza in città con le luci artificiali, con i neon, a giocare a cercare delle situazioni interessanti con le varie luci. Sono sicura che con lei porterò a casa un risultato eccezionale. Con Canon avevo problemi, non avrei tirato fuori lo shooting da lì, e me ne sono accorto questo perché io, facendo body painting e giocando molto anche col fluo e l'UV, tu quando hai un progetto artistico in UV ovviamente stai scattando in black light totale, cioè tu vedi solo il colore che rimbalza sulle black light, sulle luci UV. Lì con Canon mi ricordo che quando provavo a farli dovevo usare l'85 1/8 o il 51 1/4, perché era quello più luminoso che avevo ai tempi. Cioè, mi sarebbe piaciuto l'85 1/2, ma costava 70 reni. 50 1/4, ero su cavalletto, scattavo 10 foto e dovevo sperare che due si salvassero. C'era sempre quel micromosso, perché chiaramente stiamo parlando di condizioni di luce praticamente estreme e la modella non è una statua che sta lì ferma. Cioè, io sono sul cavalletto ma lei si muove, respira, è sufficiente. Lì c'erano i tempi di scatto di un ventesimo, un sessantesimo se ce la facevo. Con lei ho provato il primo shooting, penso di aver fatto 40 scatti, 38 erano buoni. Buoni, intendo dire, erano a fuoco, non c'era micromosso, era... Io sono rimasto stupito da questa cosa, esageratamente stupito. E grazie a questa macchina io adesso sto preferendo, ho una preferenza nello scattare a luce fissa,
ho una preferenza nello scattare a luce naturale specialmente. Poi adesso che c'è questo ottobre, sta regalando delle giornate col sole tra le 5 e mezza e le 7, che è una cosa splendida, che scende radente, una luce calda, una luce molto forte, ma non ha la violenza di quella di luglio, dove hai i bianchi bruciati e le ombre altrettanto troppo chiuse. Per cui sto ritrovando un amore nello scattare proprio, che negli ultimi tempi con Canon si era un po' sopito. Vuoi anche perché probabilmente scattavo bene o male sempre nelle stesse condizioni, uscivo poco, ma perché sapevo che con la Canon certe cose non ero sicuro che mi sarebbero venute. Ho provato a farle, ma adesso non voglio pensare che il merito sia solo della stabilizzazione su 5 assi che ha Fuji. Incide moltissimo. Sono cambiate le tecnologie, sono cambiati i sensori, sono cambiate le messe a fuoco, sono cambiate tante cose. Probabilmente se provassi l'ultima Canon mirrorless ne rimarrei altrettanto stupito, probabilmente, non lo so, non l'ho provata e non la proverò. Perché comunque con questa bimba qui ho sempre il discorso del peso. Questa me la porto in giro, me la butto, se gli metto sul il 35 che ho adesso o il 23 che sarebbe 35 mm su full frame, che è proprio quello da street art, io in mano una cosa che sembra una compatta, e invece in mano l'ammiraglia della Fuji. La tiri fuori, sei discreto, c'è uno scatto silenziosissimo che adoro alla follia. Ecco, a tanti non piace il bottone di scatto, perché a me era uguale a quello della 5D, non ha il doppio scatto, a me piace da morire, è morbidissimo, esattamente come piace a me. Io sono uno che quando scatta non vuole, boom, sono il fotografo, sono arrivato, devo far vedere che ce l'ho grosso. A me piace stare lì nel mio, mi piace farmi... sono quelle che nella street photography chiamano il fisherman, a differenza dell'hunter. Vi spiegherò anche queste differenze se volete, perché spesso sono spiegate in inglese ma non tanti lo fanno in italiano. Per cui ecco, volevo solo fare questo video di cuore, perché penso che Fuji abbia particolare attenzione per le esigenze dei suoi utenti. Penso che non ci sia niente che non mi piace. L'unica cosa, lo sportellino ribaltabile, però insomma, parliamoci chiaro, adesso con le app ti vedi da telefono, non c'è neanche bisogno di... queste sono sciccherie. Certo, dalla prossima faranno lo sportellino ribaltabile, perché c'è già. Hanno fatto un modello, mi sembra la E7, che c'è già lo sportellino che si ribalta, perché dalle prossime avremo lo sportellino che si flippa a 180. Questo non ce l'ha, ma tecnicamente questa è una macchina per professionisti, quindi è progettata per uno che sta dietro la macchina, non per farsi i selfie. Chiaramente uno, se si vuol fare i videini con la fotocamerina, si prende la A7 o la XT30, non so se già si ribalta. Sono dettagli che guardo poco, perché per me è una cosa che ci sono delle cose più importanti che uno sportellino che si ribalta per me, da tenere in considerazione quando sono fuori a scattare con una macchina del genere. A me interessa portare a casa un risultato che sia buono per me, per la modella soprattutto, perché se tu dai delle buone foto a una ragazza avrà voglia ancora di scattare con te, e se con quella ragazza ti trovi bene, perché no, andare avanti con una collaborazione. E infine non è da escludere il fatto che io poi quei ritratti chiaramente li uso per dipingere, per crearmi i miei watercolor, piuttosto che aerografie e compagnia bella, piuttosto che magari della post-produzione spinta. Oltretutto io vado in stampa adesso, e da quando stampo è anche cambiato, è anche entrato questa visione nei miei occhi. Penso anche a come sarà la stampa in alcuni scatti, quando voglio uno scatto preciso dico ok, questo lo manderò in stampa. E la cosa interessante è che io ho una cartella dove ho le stampe che ho fatto con Canon e quelle che ho fatto con Fuji,
Ripeto, ho cambiato stile, ho cambiato visione della fotografia, ho cambiato la visione dello scatto, sono cambiate le tecnologie, tutto quello che volete. Però mi piacciono di più le stampe che sto facendo oggi con Fuji. Ripeto, non sto parlando male di Canon, probabilmente se avessi preso la mirrorless di Canon, magari sarei qui a fare un video di straelogio per la Canon. Ma per chi avesse paura, ho fatto questo video perché chi dovesse sentire il timore come me, che ho avuto tanta paura io di prima di cambiare, lo ripeto, ero molto in ansia e non sono un ansioso, però stavo per chiudere una pagina di 15 anni e non è una cosa, no? Quindi, benvenuta Fuji. Sono molto contento, sto avendo voglia di scattare, cioè proprio mi viene voglia di scattare. Mentre con Canon prima, non essendo neanche, per un periodo non è stata neanche, beh, tecnicamente non è neanche, non ho ancora oggi il lavoro primario, cioè non è mai stata la fotografia, ma non è mai stata neanche la pittura, nemmeno il tatuaggio. Per me è fare arte. Però prima, mentre scattavo, quando capitava e pensavo, ah, quindi sono in studio, devo mettere la cosa così, andare a comprare quella roba lì, con lei adesso io posso uscire finalmente in strada e non ho più paura. Non ho più paura se è buio, non ho, anche se c'è una fonte di luce sola, ho portato a casa degli scatti che mai più pensavo di poter portare a casa. Un'altra cosa in cui mi ha stupito a livelli, ma forse lì mi ha stupito più l'obiettivo, che è stato il 50-140, sarebbe il 70-200-28. Alla London Tattoo Convention dell'anno scorso ho portato a casa degli scatti che ho fatto quando ci sono state le performance, piuttosto che ad alcuni tatuatori che magari stavano lavorando in condizioni di luce non esageratamente buone. O mi ricordo un paio di persone che stavano guardando la performance ed era completamente buio, la sala dove eravamo, erano solo illuminate dalle luci che arrivavano dal palco. Mi ricordo, ho portato a casa due ritratti che si vedeva proprio la luce che delinea il viso ed è leggibile il viso. Sono degli scatti stupendi. Se volete, farò un altro video in cui vi farò vedere la comparazione di scatti che facevo prima con Canon e quelli che faccio adesso con Fuji. Uno. Vi mostrerò le stampe che facevo prima e dopo con Fuji. Fatemi sapere se vi interessa un video di questo tipo qui. Andiamo proprio sul tecnico. Io questo video lo chiudo qui perché volevo fare proprio una discussione con voi di cuore. Grazie se avete voluto sentire il mio tedio e questo noiosissimo video fino a qui, ma magari qualcuno sarà incentivato a fare un passo che sta pensando di fare da un po', perché no? Prenditi la SD, vai in un centro come può essere Andrea la Foto, che sono disponibili e molto amichevoli. Vai lì, infili la tua SD in una delle camere che hanno di prova, ti fai i tuoi scatti, te li porti a casa e guardi che differenza c'è. È un ottimo modo per avere una comparazione. Quindi, se state pensando di fare questo cambio, io personalmente ve lo suggerisco. Riporto le parole del mio amico Renato Valterza. Fate, se volete, passare da Canon a Fuji, chiudete gli occhi e fate un atto di fede. Ci vediamo alla prossima. Commenti e fatemi sapere. Chiedetemi tutto quello che volete, fatemi sapere se volete che faccio qualche video di. A me non piace fare le comparazioni, ma se vi può aiutare ve lo faccio volentieri.